Ciao a tutti, andiamo a fare qualche esercizio ancora di applicazione sugli integrali definiti. Cominciamo con questo qui che ci chiede di calcolare il valore medio della seguente funzione di f di x uguale 1 meno il logaritmo naturale di x diviso x log x, ci dice di calcolarlo in un intervallo di questo tipo AB, ovvero E ed E al cubo, eccolo qua. E al cubo sono gli estremi AB dell'intervallo chiuso e limitato. Ci chiedono il valore medio. Naturalmente, dal concetto di valore medio, cosa possiamo dire? Possiamo dire subito questo. Abbiamo già visto che il valore medio di una funzione f di x in un intervallo AB, dalla teoria, abbiamo già visto che sarà dato da 1 fratto b meno a, una parte del teorema della media che abbiamo già visto, integrale fra a e b di f di x di x. Quindi in questo caso il nostro valore medio, il nostro Vm di f di x sarà uguale ad 1 diviso b meno a, quindi e al cubo meno e, integrale fra che cosa? Fra e, evidentemente, ed e al cubo, proprio di la funzione, ovvero 1 meno log x diviso x logaritmo di x, tutto quanto di x, come dicevamo log x. Quindi andiamo a risolvere, semplicemente per calcolare il valore medio di questa funzione, l'integrale fra e ed e al cubo di 1 meno log x su x log x. In questa frase, come vedete, potrei tranquillamente spezzare in due l'integrale, oppure molto semplicemente operare una sostituzione, se volete, ponendo molto semplicemente il logaritmo di x uguale una variabile t. Notiamo come tra l'altro c'è anche l'1 su x di x, che è considerato come la derivata del logaritmo di x, ovvero il nostro dt. Tra l'altro, visto che facciamo la sostituzione, andiamo a sostituire anche gli estremi di integrazione. Quando x è pari ad e, notiamo come il logaritmo di e sappiamo essere 1, visto che il logaritmo è un logaritmo naturale, chiaramente, mentre invece quando x è pari a e al cubo, t pari proprio a 3, in quanto il logaritmo di e al cubo è proprio 3. Quindi il nostro valore medio sarà pari ad 1 diviso e al cubo meno e, che poi si può raccogliere a fattore comune un S, volete, al prossimo passaggio, integrale, questa volta fra 1 e 3, di 1 meno t, visto che ho posto il logaritmo di x uguale t, diviso t, tutto quanto del t, in quanto, come vedete, abbiamo a che fare con 1 su x di x, che è appunto il nostro del t. Di conseguenza, cancelliamo qua sotto, visto che ormai è fatto, spezzando in due, otteniamo 1 diviso e che moltiplica e al quadrato meno 1, come detto, aperta graffa, abbiamo integrale fra 1 e 3 di 1 su t, integrale immediatissimo, che è il logaritmo del modulo di t, meno integrale fra 1 e 3 di dt, in quanto vedete ho spezzato in due quella frazione, t su t è 1, quindi viene dt. Quindi questo diventa, se volete, l'integrale, diventa 1, l'integrale non c'è più, 1 su e che moltiplica e quadro meno 1, tutto che moltiplica che cosa? Logaritmo di modulo di t, tutto quanto meno t, da comprendere fra 1 e 3. Andiamo a questo punto a risolvere. Otteniamo in definitiva che questo è, scriviamo sopra per vedere bene, cancelliamo tutto questo, visto che ormai non ci serve più, e 1 quindi viene uguale, 1 su e che moltiplica e al quadrato meno 1, che ormai sta lì dietro. Abbiamo un logaritmo del modulo di 3, quindi un logaritmo di 3, partiamo dall'estremo di su, tutto sostituito alla t, meno, sostituendo la t, tutto l'estremo di giù, logaritmo di 3 meno 3, meno della regola, il logaritmo di modulo di 1, logaritmo di 1, più 1. Notiamo come il logaritmo di 1 sappiamo essere 0, quindi se ne va, quindi il risultato finale è 1 meno 3 più 1 che fa meno 2, e quindi sostanzialmente viene un logaritmo di 3 meno 2 che moltiplicato a quell'a viene un logaritmo di 3 meno 2 che può passare al numeratore, tutto fratto e che moltiplica un e al quadrato meno 1. Questo è il valore medio di quella funzione, che era appunto 1 meno log x fratto x log x. Vediamone velocemente un altro, sempre di calcolo di valore medio, ma come vedete è un esercizio, direi quasi
pesante dalla facilità. Vediamo adesso questo qui, vi vado subito a proporre. Ci dà una funzione f di x uguale, questa volta abbiamo un e elevato radice di x meno x tutto diviso radice di x. Ci chiedono di calcolare il valore medio di questa funzione nell'intervallo 1,4. Nuovamente applichiamo la regola, il valore medio Vm di f di x sarà 1 fratto 4 meno 1, integrale tra 1 e 4, 1 su b meno a, proprio di e elevato radice di x meno x fratto radice di x, tutto quanto di x. Bene, in questo caso possiamo spezzare in due quell'integrale dentro e scrivere 1 su 4 meno 1 come un terzo, per ottenere un terzo uguale un terzo. Abbiamo aperta grafa, spezziamo in due integrali, integrale tra 1 e 4 di e elevato radice di x fratto radice di x di x, che adesso esamineremo ma è un integrale immediato, meno integrale tra 1 e 4 di x diviso radice di x, tutto quanto di x. Chiusa la grafa, parliamo naturalmente di cose molto semplici. Notiamo come il primo integrale sia un integrale del tipo e alla f per f', con la sola differenza che sotto la derivata di f, che la derivata di f, che è radice di x, la cui derivata è 1 su 2 radice di x, ed è che qui manca un 2 al denominatore, quindi un terzo, abbiamo la graffa, scriviamo integrale tra 1 e 4, proprio di e elevato alla radice di x, qui ci dovrebbe essere non un 1 su radice di x, ma bensì un 1 su 2 radice di x, e quindi qui ci mettiamo un 2 dietro. E questa è la primitiva di e alla radice di x fratto 1 su 2 radice di x, è proprio e alla radice di x. Qui basta fare un x alla 1 meno un mezzo, che è un x alla questo è un x alla 1 diviso x alla meno un mezzo, quindi 1 meno un mezzo, che è appunto un mezzo. Questa è una radice di x, quindi viene meno integrale tra 1 e 4 di radice di x. D'altro che si poteva anche razionalizzare moltiplicando e dividendo per radice di x, ottenendo proprio radice di x per x su x, quindi radice di x. Tutto chiusa graffa, a questo punto conosciamo entrambi le due primitive, che adesso andiamo opportunamente a scrivere, ottenendo un terzo che moltiplica, allora integrale di col 2 dietro e radice di x, eccolo qua, l'integrale di x alla un mezzo più 1 fratto un mezzo più 1 è 3 mezzi, quindi meno 2 terzi radice quadrata di x al cubo, tutto compreso fra 1 e 4. Facciamo i nostri calcoli, abbiamo un terzo dietro, abbiamo un 2e elevato radice di 4 che è 2, quindi un 2e al quadrato, 4 al cubo è 64, ma lo scrivere come un 4 radice di qua, un 4 al cubo, vedete, è un 64, la radice di 64 è un 4, appunto, radice di 4, ovvero un 8, perché sicuramente radice di 64 è 8, quindi è meno 2 terzi moltiplicato 8, e poi questo qui col meno dietro, quindi un e alla radice di 1 che è un punto 1 e, quindi un meno 2 e questo è un più 2 terzi che moltiplica 1, eccolo qui. A questo punto andiamo a fare i nostri calcoli, ottenendo 2 e 4 e meno 2 non si possono sommare, ma possiamo scrivere questo come possiamo 2 quadro meno 2 non si possono sommare, ma 2 terzi per 8 più 2 terzi possiamo raccogliere 2 terzi e in definitiva ottenere, vedete, un possiamo ottenere un 2 terzi, qui possiamo raccogliere un 2 a tre parti anziché un terzo, tutto che moltiplica, a questo punto dentro abbiamo un e al quadrato meno e, e poi abbiamo un meno 7 terzi. In quanto appunto meno 2 terzi più un terzo è meno 7 terzi. Questo è il risultato di questo valore medio di f di x. Bene, cambiamo ancora tipologia di esercizio e a questo punto andiamo a fare ancora una volta qualche calcolo di area. Qui ci chiedono di, andiamo a scrivere il testo, di determinare l'area, quindi ancora facciamo un esercizio sull'area che abbiamo già visto in qualche precedente lezione, della parte di piano, determinare l'area della parte di piano limitata, o delimitata, la stessa cosa, dalla parabola
y uguale dalla parabola 2y quadro, chiedo scusa, 2y quadro uguale x più 2 e dalla retta y uguale 1 meno x. Lo rileggiamo. Ci chiedono di, come detto, andare a determinare l'area della parte di piano limitata dalla parabola 2y quadro uguale x più 2 e dalla retta y uguale 1 meno x. Allora, prima cosa è disegnare la parabola che, non ce la, che ci viene espressa in questa forma, quindi andiamo a scriverci le nostre figure che ci interessano. La y uguale 1 meno x sarà una retta parallela alla bisettrice del secondo e quarto quadrante y uguale meno x, passante per i punti 1, passante per i punti 0, 1 e come vedete 1, 0. Mentre invece questa parabola qui è del tipo x uguale 2y quadro più 2, quindi con vertice di tipo meno 2, 0. E quindi andiamo a disegnare con asse invece non come il solito, non è la solita y uguale a x quadro più bx più c, ma è uguale x uguale a y quadro più bx più c. Mancando b avrà in questo caso vertice pari a meno c 0, quindi è meno 2. Chiedo scusa, naturalmente questo è un meno 2. Il vertice è C0. Se è 0C nel caso della y uguale a x quadro più bx più c, nel caso della x uguale a y quadro più bx più c, i vertici si invertono, quindi diventa un vertice del tipo C0, quindi meno 2, 0. Vedete che questa parabola poi passa per i punti 0, 1 e 0, meno 1, in quanto vedete che viene un y quadro uguale 1 quando l'intersezione con l'asse delle y, e quindi viene che y uguale a più o meno 1, quindi 0, 1 e 0, meno 1 sono le intersezioni della nostra parabola con gli assi. Allora andiamo a disegnare la nostra parabola, che la possiamo fare, questo è proprio il vertice meno 2, 0, quindi eccola qui, la possiamo disegnare qui, naturalmente in maniera qualitativa, eccola. Mentre la nostra retta, come detto, è questa qui che passa per il punto 01, eccola qui, e quindi questo è il punto 1001, questo è 1, questo è meno 2 evidentemente, e questo è il punto invece 0 meno 1. Naturalmente ci chiedono di determinare l'area di questa parte, di questa porzione di piano che andiamo a far vedere, eccola qua. Eccola qua, dove evidentemente dobbiamo determinare che punto è questo. Allunghiamo un po' l'asse delle x, dobbiamo determinare il punto di ascissa, perché naturalmente ragioniamo nelle ascisse, questo punto qua, che punto è, mentre questo già lo sappiamo. Dividiamo poi tra l'altro, vedete, l'area in due parti, una che è questa, chiameremo con A con 1, e l'altra nell'altro verso, che chiameremo con A con 2, altrimenti non possiamo farlo. Applichiamo la solita teoria delle aree. Intanto andiamo a intersecare la nostra parabola con la nostra retta e andiamo a farlo qua. Andiamo a scrivere appunto y, conviene lasciarlo così e trovare la x in funzione di y della retta, quindi x è praticamente 1 meno y. In quanto vedete che meno x sarebbe uguale a y meno 1, e quindi x uguale 1 meno y, e quindi x uguale 2y quadro meno 2. Applichiamo per esempio il confronto, scrivendo, lasciando se volete questo x uguale 1 meno y, scrivendo qui 1 meno y uguale 2y quadro meno 2. Andando avanti otteniamo che 2y quadro dalla seconda, naturalmente, più y meno 3 è uguale a 0, dove ho portato meno y da sinistra a destra cambiando di segno, l'1 da sinistra a destra cambiando di segno, sommandolo a meno 2, quindi meno 2, meno 1 e meno 3. Come vedete, abbiamo ottenuto che la y con 1, 2 ha due valori che sono meno 1 più o meno, viene un 4 per 2, 8 per 3, 24, quindi una radice di 5 che è 5 diviso 4, 2, 2a,
quindi abbiamo un 5 meno 1, 4 meno 4, viene un valore di y che è pari a 1, e viene un meno 6 quarti, meno 1 meno 5, che è appunto 1 meno 3 mezzi. Ecco i valori di y a cui corrispondono i rispettivi valori di x, che sono, li scriviamo qui, x uguale 0, d'altronde vedete che 0, 1 era chiaramente un punto, x uguale 0 e y uguale 1, questo lo sapevamo già, e quando y è meno 3 mezzi, viene che x evidentemente è uguale a 1 meno 3 mezzi, ovvero è 1 meno meno 3 mezzi, quindi 2 mezzi più 3 mezzi, ovvero x è 5 mezzi. Quindi questo vale, la scissa qui vale 5 mezzi, il punto, questo qui vale 5 mezzi meno 3 mezzi, questo punto qui che ho segnato. Quindi cancelliamo il sistema fatto velocemente, naturalmente non credo che siamo problemi su questo. A questo punto possiamo andare a calcolare l'area che andiamo a impostare. Vedete che abbiamo la parte di su meno la parte di giù, a con 1, mentre a con 2 sarà sempre la parte di su meno la parte di giù, ma dobbiamo l'area totale, vedete, mi avvicino, sarà pari ad a con 1 più a con 2, quando non si può qui, vista la presenza di 1, 2, 3 membri presenti, non si può fare semplicemente una differenza fra la curva di su meno la curva di giù, ma siamo costretti a fare una a dividere appunto l'area in due parti, questa porzione. Quindi andiamo a scrivere che equazione ha questa parte qua. Visto che la parabola di cui stiamo parlando è x uguale 2y quadro meno 2, quello che dobbiamo fare però è esprimerci la y in funzione di x. Quindi da qui otteniamo che, vedete, se 2y quadro uguale a x più 2, y quadro uguale a x mezzi più 1, no? E allora di conseguenza, o anche x più 2 fratto 2, y sarà più o meno la radice di x più 2 diviso 2. Visto che siamo qui, quindi la parte di sopra sarà più radice di x più 2 fratto 2, la parte di sotto è meno radice di x più 2 fratto 2. Quindi l'area a con 1, andiamo a scrivere qua sotto, a con 1, vedete, è l'integrale, naturalmente fra che cosa? Visto che stiamo facendo questo tratto qui, eccolo, il tratto quello fino a 0, da meno 2 a 0, sarà l'integrale fra meno 2 e 0 della parte di su meno la parte di giù. La parte di su è radice di x meno 2 fratto x più 2. È radice di x più 2 fratto x fratto 2, meno la parte di sotto è meno la radice, quindi più, quindi diventa radice di x più 2 mezzi meno, ancora meno, visto che la parte sotto è col meno, e diventerà una somma, quindi tutto quanto dx. Allora andiamo a vedere che succede. Diventa un 2 volte radice di x più 2 mezzi, visto che quel 1 su radice 2 può uscire fuori, diventa in definitiva uguale, vediamo cosa diventa, andiamo sotto con la camera, diventerà integrale fra meno 2 e 0 di 2 fratto radice di 2, dove ho portato fuori un 1 su radice di 2 in ciascuna delle due radici. E quindi questa radice di 2 permette di mettermelo fuori dall'integrale, quindi 2 su radice di 2, e lasciamo dentro unicamente la funzione integranda in x, che adesso andiamo a calcolare, ed è proprio la radice di x più 2. La radice di x più 2 è del tipo f di x alla n, in quanto vedete che proprio la derivata di x più 2 è proprio il dx, basta scrivere x più 2 all'un mezzo, e di conseguenza otteniamo che questo è 2 su radice di 2, che moltiplica un x più 2 alla 1 mezzo più 1 fratto 1 mezzo più 1, ovvero un 2 terzi radice quadrata di x più 2, tutto quanto al cubo, compreso fra meno 2 e 0, che andando a fare i calcoli viene fuori un 2 terzi per radice di 2, visto che qua si può eventualmente razionalizzare, e viene fuori in tutto un 8 terzi. Quindi l'area A con 1 è, ve lo dico subito, 8 terzi. Adesso non voglio, lo spazio è poco perché c'è questa curva che mi occupa molto spazio, magari andiamo sopra così, tanto il testo non mi interessa più, e vediamo di calcolare invece a con 1 e 8 terzi, vediamo di calcolare invece a con 2. A con 2, andiamo a cambiare anche il pennarello, a con 2 stavolta è l'integrale fra 0 e 5 mezzi, attenzione da qui a qui, perché vedete che
si ferma qui, quindi integrale a con 2 tra 0 e 5 mezzi, visto che l'altro era fra meno 2 e 0, P della retta meno l'ultima parte della parabola. La retta è y uguale, abbiamo visto 1 meno x, quindi di 1 meno x, quindi 1 meno x, meno, perché la parte di sotto, che è appunto la solita parabola, ma quale parte dei due? Quella col meno, perché sarà la parte di sotto, quindi meno, aperta tonda, meno radice di x più 2 mezzi. Ripeto, la parabola è x e la parabola è y uguale più o meno radice di x più 2 mezzi, ma prende la parte con meno perché stiamo sotto. Chiusa tonda, chiusa graffa, dx. Detto questo, anche qui posso portare fuori lì 1 su radice di 2, quindi diventa 1 meno x più 1 su radice di 2 per radice di x più 2, che abbiamo già calcolato, quindi in definitiva verrà, a questo punto posso cancellare anche il grafico di sotto, visto che ormai il discorso è chiuso, dovrò sommare questa con 2 a l'otto terzi precedente, e otterrò quindi in definitiva, allora, x meno x quadro mezzi, che già è la primitiva di quell'1 meno, x, più 1 su radice di 2, qua avrò evidentemente il mio 1 su 3 mezzi, che ricordo è x più 2 alla 1 mezzo più 1 fratto 1 mezzo più 1, radice quadrata di x più 2 alla cubo, x più 2 alla 3 mezzi. Tutto compreso, come al solito, fra 0 e 5 mezzi. Che, se vado a calcolare, mi viene un 5 mezzi, meno 25 ottavi, 5 mezzi al quadrato e 5 quarti, diviso 2 e 5 quarti per un mezzo, quindi, 5, quindi 25 ottavi, più, questa è una radice di 2 terzi, che 1 su radice di 2 è radice di 2 su 2, che moltiplica un 9 mezzi, tutto quanto alla 3 mezzi, che poi andiamo a discutere, meno ancora la radice di 2 terzi, visto che poi 0 qua è 0, 0 quadro mezzi è, rimane un meno la radice di 2 terzi, tutto che moltiplica un 0 più 2, quindi un 2 elevato alla 3 mezzi. In definitiva, se andiamo a fare i calcoli, come risultato finale vi viene il ricorso di 61 24, andate a fare i calcoli e viene questo valore qui, che è sommato 8 terzi, quindi l'area totale data dalla somma di a con 1 più a con 2 è 8 terzi più 61 24 minimo 1 2 24 e in definitiva il risultato è un'area di 125 24. Ecco qua la nostra area totale. Sulle aree a questo punto non mi soffermerei più, visto che non ci sarebbero essere problemi, e passerei a questo punto a, visto che abbiamo parlato in qualche lezione di teoria, su qua passerei a calcolare qualche lunghezza di un arco di curva. Abbiamo già visto come assegnata una curva regolare gamma, è possibile sempre, gamma ce la possono dare come y uguale f di x, ma ce la possono anche dare come in gamma, cioè come espressa come in questa maniera, cioè come in forma parametrica, x uguale x di t e y uguale y di t, ma anche addirittura con z uguale z di t se volete, dove t deve essere compreso fra due valori a e b. Abbiamo visto che la formula, la nostra lunghezza gamma, la lunghezza dell'arco di curva, sarà pari all'integrale proprio fra a e b, che cosa? Della radice quadrata della derivata di x' di t tutto al quadrato, più la y' di t tutto quanto al quadrato, ma c'è anche la z, più z' di t anch'esso al quadrato, tutto dentro la radice, tutto quanto in dt. Questa è una delle forme, ma attenzione che possiamo anche trovarla, qualora ci fosse espressa in y, in funzione di x, sarà sempre integrale fra b, di radice quadrata proprio di 1 più f' di x, con f' di x che va elevata a parte, in dx chiaramente, è come questa, solo che questa volta è espressa, e abbiamo visto anche in caso di coordinate in forma polare. Vediamo di fare qualche esempio, sempre su questo, anche se l'avevamo già visto, ma ne vediamo altri, visto che non sono mai abbastanza. Bene, in questo caso ci forniscono, supponiamo, una la domanda è calcolare la lunghezza della seguente curva, e la curva ce la danno così, gamma
x uguale 1 su t quadro e y uguale 1 su t. Quindi ci viene fornita una curva gamma in forma parametrica dove ci dicono che t appartiene all'intervallo indicato con t con a punto e virgola t con b, dove però ci danno i punti, non, ci danno i punti, il punto a che ha coordinate 4, 2 e il punto b che ha coordinate 1, 1. Allora come si fa in questo caso? Bene, in questo caso si può o disegnare la curva naturalmente in questo caso esplicitandoci la t in funzione di x e y, quindi trovando da, passando dalla curva parametrica gamma una y uguale f di x, oppure in questo caso si può andare a sostituire x e a y le coordinate dei due punti per trovare, perché naturalmente abbiamo tutto, abbiamo x di t, abbiamo y di t, si possono derivare, ci manca sostanzialmente che cosa? Ci mancano gli estremi dell'integrale da scrivere nell'espressione finale della formula della lunghezza della curva, dell'arco di curva. Quindi di conseguenza la cosa ideale è andare a sostituire, quindi avremo che gamma in A sarà tale che, quindi cominciamo dal punto A, 1 su t con a al quadrato, per quello che ho scritto qui deve essere uguale a 4, e 1 su t con a, diciamo del punto a, deve essere uguale a 2. Vedete, da qui otteniamo che t con a, subito, non è altro che uguale a 1/2. Infatti se mettiamo qui, se 1 su t con a al quadrato è uguale a 4, t con a al quadrato è uguale a 1/4, quindi t con a è uguale più o meno 1/2, ma in questo caso dalla seconda otteniamo che prendiamo il segno più 1/2, quindi t con a è uguale a 1/2. Per t con b, ripetiamo lo stesso discorso, gamma di b sarà 1 su t con b al quadrato che deve essere uguale a 1 e 1 su t con b che deve essere uguale a 1. Come vedete, da qui troviamo subito che t con b è chiaramente uguale a 1. Qui avremmo ottenuto che t con b è uguale a più o meno 1, ma prendiamo il valore positivo dalla seconda equazione. Quindi t con a e t con b sono rispettivamente 1/2 e 1. Quindi l'integrale sarà fra 1/2 e 1. Andiamo a scrivere la formula. La nostra lunghezza, gamma, se volete, è uguale all'integrale fra 1/2 e 1 di... allora, andiamo da parte a derivare la x' e la y' di t e andare a elevarle al quadrato e dovremmo mettere dentro una fortuna radice quadrata. Se xt è uguale a 1 su t quadro, x' di t sarà la derivata, se volete, di un t alla meno 2, che si può scrivere come meno 2 t alla meno 1 meno 2 meno 3 è appunto, quindi un x' di t che andiamo a scrivere qua, che è appunto un meno 2 fratto t cubo. In quanto t meno t la posso scrivere come 1 su t cubo e quindi meno 2 su t cubo. Questo è x' di t. Y' invece lo scriviamo subito, è meno 1 su t quadro, perché sappiamo che la derivata di 1 su t è meno 1 su t quadro. Quindi, detto questo, scriviamo l'espressione che è l'integrale fra 1/2 e 1 di radice quadrata di x' di t al quadrato, quindi un meno 2 su t cubo elevato al quadrato, più y' di t al quadrato, quindi un meno 1 su t al quadrato, tutto elevato al quadrato, tutto quanto di t. Naturalmente dobbiamo risolvere uguale integrale tra 1/2 e 1 della radice quadrata di 4 volte t alla sesta più 1 su t alla quarta di t. Andiamo a fare un minimo comune multiplo. Andiamo a cancellare anche sopra, visto che ormai su questo non ci sono più dubbi. Quindi viene integrale tra 1/2 e 1 della radice di minimo comune multiplo t alla sesta, che poi potrà uscire. T alla sesta diviso t alla sesta fa 1 per 4, 4, quindi un 4 più t alla sesta diviso t alla quarta, un t quadro, 4 più t al quadrato, tutto quanto di t. Bene, in questo caso in sostanza troviamo che questo non è altro che l'integrale tra 1/2 e 1 di 1 su t cubo, in quanto la radice di t alla sesta esce fuori in t cubo, radice di 4 più t al quadrato dt. E questo, come vedete, è non altro che un integrale che può essere interpretato in varie maniere. Andiamo a vederlo, vedete che poi capitano integrali, questo lo vedete anche in analisi 2, quando andate a fare integrali doppi, dobbiamo confrontarci con integrali di tipo anche complicato, come questo, come qua lo scriviamo come t alla meno 3 per
4 più t al quadrato alla 1 mezzo. Lo scrivo così perché questo mi ricorda il cosiddetto differenziale binomio, no? Ovvero dove in questo caso l'esponente p, che abbiamo chiamato p, non è intero, quindi dobbiamo vedere se m più 1 fratto n è intero. Dobbiamo vedere se è intero. Se non lo è, dobbiamo ricorrere a un altro escamotage. Vi ricordate, guardate, guardare più volte, ne ho parlato sia nell'integrale per sostituzione sia in quelli di funzioni irrazionali, anche diciamo ultimamente. E quindi in questo caso notiamo che m, con m ho indicato l'esponente meno 3, con n è l'esponente 2 di questo t, quindi in questo caso verrebbe meno 3 più 1 fratto 2, che vedete viene proprio un meno 2 mezzi, quindi un meno 1, ovvero un negativo ma intero. Quindi se è intero, in questo caso la costruzione consigliata è a più b sarà n, ovvero 4 più t quadro, che va posto uguale a u elevato all'h, dove h è il denominatore di p. In questo caso quindi conviene porre 4 più t quadro uguale a u al quadrato, eccolo qua, 4 più t al quadrato uguale a u quadro, ecco la situazione fondamentale. Quindi di conseguenza avremmo che possiamo dire che se 4 più t quadro è uguale a u quadro, la radice di 4 più t quadro sarà uguale chiaramente a u, naturalmente da qui ci troviamo t quadro è u quadro meno 4, da cui, fatemi cancellare intanto il sopra, l'integrale, vedete, un'integrale comunque che presenta le sue difficoltà, se t quadro è uguale a u quadro meno 4, t sarà la radice di u quadro meno 4, di conseguenza il dt sarà u diviso radice di u quadro meno 4, dove ho già fatto la derivata di questo 1 su 2 radice di u quadro meno 4 per 2u, quindi 2 e 2 semplifica e viene u su radice di u quadro meno 4. A questo punto vado a trovare che questo è il mio dt. Detto questo, mi trovo anche che t alla meno 3, se t è quello, visto che sarà t alla meno 3, è un t alla e un quadro meno 4 alla meno 3 mezzi. Vado a sostituire l'integrale che con i miei calcoli, facendo tutto, mi viene, naturalmente vado a sostituire anche gli estremi, quando t è un mezzo, u viene radice di 17 mezzi, e quando t è 1, u è radice di 5. Quindi l'integrale, la lunghezza della curva gamma, viene tra radice di 17 mezzi, so che è brutto ma è così, e radice di 5, dove naturalmente sono andato a mettere la mia soluzione a u uguale radice di 4 più t quadro, sono andato a mettere al posto di t quadro il valore rispettivamente di un mezzo e di 1, e quindi l'integrale diventa tra radice di 17 mezzi, dove la radice è solo 17, e radice di 5 di u quadro meno 4, vedete, alla meno 3 mezzi, ovvero il t alla meno 3, come ho detto, che moltiplica u ancora per u e ancora per un u quadro meno 4 alla meno un mezzo, che sarebbe il nostro de u, dove l'u sostanzialmente è il mio radice di 4 più t quadro, tutto quanto in de u. Normalmente vedete, si sommano meno 3 mezzi meno un mezzo fa meno 4 mezzi, quindi quello quadro meno 4 passa sotto, sostanzialmente diventa l'integrale di radice di 17 mezzi diviso la radice di 5, l'integrale fra la radice di 17 mezzi e la radice di 5 di u quadro fratto un u quadro meno 4 elevato al quadrato di u, che è un'integrale di funzioni razionali fratte, che andiamo a fare, se volete, nella maniera più agevole possibile. Vi dico subito che, senza andare a farlo, questa integrale tra radice di 17 mezzi e radice di 5 ci viene, vediamo, scrivo il risultato finale, che appunto non vado a fare, viene un quarto logaritmo naturale di radice di 5 meno 2, naturalmente visti i numeri non è bellissimo, che moltiplica ancora radice di 17 tutto quanto più 4. Questo è tutto l'argomento del logaritmo, più ancora radice di 17 meno radice di 5 mezzi. Ve lo dico, in pratica vengono due logaritmi, in pratica integrando viene un ottavo
logaritmo naturale di un u meno 2 per u quadro meno 4 è un u meno 2 per un u più 2 il modulo, poi viene un meno un quarto, quindi vi sto dicendo anche quanto valgono le costanti a, b, c e d, meno un quarto 1 su u meno 2 in quanto c'è quel u meno 2 al quadrato, meno un ottavo, potete farlo con Hermit se volete anche, viene il logaritmo di modulo di u più 2 e infine viene un meno un quarto che moltiplica 1 su u più 2. Eccolo qua. Tutto questo andrà compreso fra i miei estremi. E il risultato è quello di sotto. Andiamo a calcolare ancora un altro esempio di lunghezza di arco di curva, sperando che l'integrale del quadrato venga un pochino più agevole. E vi propongo adesso questo. Qui abbiamo un y uguale arc seno di e alla x meno 1. Ci chiedono di calcolare la lunghezza di questo arco di curva con meno logaritmo naturale di 2 minore o uguale di x minore o uguale di 0. Ecco, attenzione, vedete, la funzione che ce la danno questa volta ce la danno espressa in funzione, notiamo, di x. Quindi dovremmo utilizzare l'altra formula, cioè dovremmo utilizzare l'integrale fra x con 1 e x con 2 della radice quadrata proprio di 1 meno f' di x o y' di x al quadrato di x. Quindi dobbiamo, la prima cosa, visto che gli estremi ci vengono dati che sono meno log di 2 e 0, derivare quella funzione lì, andare a fare la y'. Andiamo a fare subito. Ricordo che la derivata di arcoseno di f è 1, radice di 1 meno f al quadrato, di 1 meno e alla x meno 1 tutto al quadrato, per la derivata di f di x. In questo caso la derivata di x meno 1 è proprio e alla x, che lo vado a scrivere qua sopra. Quindi in definitiva viene come derivata prima un e alla x al numeratore diviso, andando a sviluppare questo quadrato, 1 e meno 1 se ne vanno, viene 1 due volte una radice di 2 e alla x meno e alla 2x, perché c'è un meno dietro. Quanto il quadrato del primo è alla 2x, più 1 è il quadrato del secondo, ma se ne va con questo 1, perché diventa meno 1, il doppio prodotto è 2 volte alla x, infatti viene 2 volte alla x, col meno diventa meno, diventa più, 2 alla x, meno e alla 2x, sotto la radice. Questa è la derivata prima. Nel momento in cui la elevo al quadrato, notiamo che la y' al quadrato, facciamola direttamente, verrà un e alla 2x quadrato del numeratore, che è la 2x, sotto, va via la radice, rimane un 2 alla x, meno e alla 2x. In sostanza, vedete che dobbiamo andare a fare quindi l'integrale fra meno logaritmo naturale di 2, quindi la lunghezza L di gamma sarà integrale fra meno logaritmo naturale di 2 e 0 della radice di questo rapporto fra funzioni esponenziali, che sono 1 più un e alla 2x, f' di x al quadrato, che abbiamo già scritto, è questo qui, fratto appunto un 2 e a x meno e a 2x, tutto quanto fuori in dx. Allora, intanto dentro la radice quadrata facciamo un bel minimo comune multiplo là. Vedete che non vi faccio esercizi banali, ma cerco di dare anche un po' di sale e anche un po' di pepe a queste, metto un po' di divertimento, altrimenti poi viene la radice di, facendo un minimo comune multiplo, viene un 2 e alla x meno e a 2x più e a 2x diviso tutto un 2 e alla x meno e alla 2x, tutto quanto in dx. Notiamo come e alla 2x e meno e alla 2x sono due esponenziali opposti, quindi se ne vanno. Quindi l'integrale rimane integrale fra meno logaritmo naturale di 2 e 0, semplicemente della radice quadrata di un 2 volte e alla x sopra, fratto un 2 volte e alla x meno e alla 2x dx. Bene. A sua volta però notiamo come ancora si può scrivere questa integrale raccogliendo al denominatore del radicando un e alla x, quindi la radice rimane evidentemente, sopra abbiamo un 2 alla x, sotto abbiamo un e alla x che si può raccogliere in evidenza e scrivere quindi un 2 meno e alla x, con e alla x quindi alla x che si vanno a semplificare sopra e sotto. Quindi rimane un direi una radice di 2 sotto, quindi una radice di 2 che si può portare fuori, integrale fra meno logaritmo naturale di 2 e 0 di radice quadrata di 1, o 1 si può lasciare fuori dalla radice, 2 meno e alla x tutto quanto dx.
Direi che a questo punto la scelta può essere varia. Ma come risolviamo questo integrale? Beh, direi che vista la presenza di questa esponenziale, si potrebbe porre o è alla x uguale t, ma poi la radice dovremmo comunque lasciarla, o molto semplicemente, se volete, lasciamoci pure il 2 dentro, visto che tanto poniamo tutto uguale a t, cioè poniamo proprio radice di. Vediamo quello che succede se prendiamo 2 su 2 meno e alla x, radice di 2 fratto 2 meno e alla x uguale a t, che vuol dire 2 fratto 2 meno e alla x uguale a t al quadrato. Che ricavando dalla x, perché ricordiamo poi dobbiamo ricavare il dx, l'x non ci serve, ma ci serve l'x comunque per andare a derivarlo, per calcolare la derivata di x, il dx. Oh, naturalmente qui avremo 1, 2 meno e alla x, tutto che moltiplica un t al quadrato uguale 2. No? Dove ho incrociato come se qui ci fosse un t quadro su 1, no? Poi abbiamo che 2 che moltiplica t quadro è 2t quadro meno t quadro per e alla x, eccolo qua, uguale 2. A questo punto troviamo che meno t quadro per e alla x è uguale a 2 meno 2t quadro. Quindi in definitiva, calcolando qua un 2 e lasciandolo così, otteniamo che e alla x, cambiando di segni se volete, è 1, 2 che moltiplica t quadro meno 1 tutto diviso t al quadrato. Ma se e alla x vale questo, questo lo possiamo scrivere come e alla log di questo, e quindi in definitiva x è corrisponenziale, va bene fare questo, il logaritmo naturale di tutto questo, cioè il logaritmo di 2 che moltiplica t quadro meno 1 diviso t al quadrato. La derivata di questo, per calcolare il dx, significa derivare il logaritmo, siamo certi che andrà via il logaritmo e ci verrà un polinomio. Se andate a derivare, mi viene proprio 1 su questo, che poi tra l'altro non è altro che t quadro su 2, che moltiplica t quadro meno 1, per la derivata di questo, che se lo andate a fare, in definitiva, questo continua, il dx finale, lo vado a scrivere, ci viene fuori un 2t dt tutto diviso un t che moltiplica un t quadro, chiedo scusa, che moltiplica t quadro meno 1. Questo è il dx, 2t dt fratto t quadro per t quadro meno 1. Quindi il mio integrale diventa, cancelliamo questo, lasciamo solamente il dx che ci serve, eccolo, l'integrale diventa al posto di radici di 2 fratto 2 meno e alla x, rimane t sicuramente, che abbiamo posto uguale a t, e poi c'è il dx da mettere, e al posto del dx ci andiamo a mettere questo, cioè 2t fratto t quadro per t quadro meno 1, tutto quanto del t, ovvero 2 volte integrale fra meno logaritmo di 2 e 0 di t al quadrato fratto t al quadrato per t quadro meno 1 del t. Dove t quadro se ne vanno, e in definitiva abbiamo il classico integrale di 2, integrale tra meno logaritmo di 2 di 1 su t quadro meno 1, che si può scrivere come 1 su t meno 1 per 1 su t più 1, a su t meno 1 per b su t meno 1. L'integrale finale a questo punto sono due logaritmi, e ve lo scrivo quant'è, viene il logaritmo di il modulo di t meno 1 su t più 1 compreso proprio fra. Visto che non ho fatto la sostituzione, ma la sostituzione vi dico subito che quando x va a meno logaritmo di 2, la corrispondente variabile t mi va a 2 sulla radice di 3. Mentre invece quando x va a 0, la corrispondente variabile t mi va a radice di 2. Quindi questo è tra 2 sulla radice di 3 e radice di 2. Se andiamo a fare il logaritmo del modulo del rapporto tra t meno 1 e t più 1, ci viene un risultato finale, che poi andando a razionalizzare in maniera elegante, ve lo dico subito, un logaritmo di viene un 2 volte, stiamo facendo le cose eleganti, il logaritmo di 2 più radice di 3 per radice di 2 meno 1 fuori, e questa è la lunghezza di quest'arco di curva. Sono comunque esercizi abbastanza complessi, avete visto,
che si risolve, in questo caso ho accentrato, comunque ho dato attenzione alla risoluzione comunque di integrali. E direi che senza dubbio non ci dovrebbero, penso che due sul valore medio, due sulle lunghezze della curva, hanno fatto anche uno sulle aree. A questo punto, su questo discorso delle applicazioni degli integrali definiti, abbiamo finito qua, non ritengo necessario fare ulteriori esercizi su questo, e vi preannuncio l'inizio dalla prossima volta, dalla prossima lezione che farò. Naturalmente parallelamente continuerò a fare esercizi sugli integrali, in modo tale che ne abbiate il più possibile. Dalla prossima volta inizierò il concetto a parlare delle funzioni integrali, quindi riprenderò il concetto del teorema fondamentale del calcolo integrale di Vittorio Celibarro e farò vedere come si studiano le funzioni integrali. Le andrò a inserire nella sezione studi di funzioni comunque anche in questa sezione, in modo tale che le potete trovare in entrambe le sezioni. E vi preannuncio che farò qualche limite sempre con le funzioni integrali, fino a poi dopo passerò a parlare degli integrali generalizzati, quindi integrali impropri. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!